l'ultima gara della stagione 2019 dell'Euro Formula Open da Monza, gara 2 del nono round del campionato, una serie innovativa che ha visto l'arrivo di tutti i grandi team europei proprio nella scena del GT Sport, con Tappeinatore che prende la leadership della corsa dalla pole position, Willy Monger che taglia la chicane con il recupero poi da parte di Linus Lundqvist che scattava dalle fila di rincalzo, doveva andare a recuperare la prima posizione per portarsi a casa il titolo della classifica rookie. Marino Sato in sofferenza, il vincitore del campionato, ieri è riuscito a vincere la gara ma oggi non è stato mai della battaglia per il podio. Il recupero di Tsunoda che riesce a portarsi nella zona del podio virtuale ai danni di Christian Anni, il brasiliano di casa Carlin comincia ad andare sotto pressione con Nathori e Lawson che continuano ad appaiarsi in lotta per la prima posizione. Al limite il nipponico di casa Carlin vede il connazionale di Motopark Junior Red Bull andare a prendere la seconda posizione ed insidiare addirittura il compagno di team e colori Liam Lawson. Sfila davanti alla Roggia ma riuscirà a riportarsi davanti Lawson. L'incidente che mette fuori dai giochi Han e Duan, si capotta addirittura il figlio di Mick, nessun grave danno per i due che vengono portati in centro medico per accertamenti. Questo è il tamponamento di Billy Monger ai danni di Nicolai Kjærgaard che finisce fuori dai giochi. La dubbia ripartenza da parte di Tsunoda con la safety car che favorisce comunque il recupero di Liam Lawson. Linus Lundqvist che a un certo punto agguanta anche il podio ma deve scivolare in quarta piazza vedendo Tappeinatore dopo la vittoria di ieri al terzo posto. L'ultimo contatto che porta Callan Williams in via di fuga e Lawson che vince l'ultima gara della stagione ed il titolo rookie.